Cari amici di Wine TV, ben ritrovati. Torniamo da voi a raccontare di un vino, di una cantina che abbiamo già imparato a conoscere proprio qui a Wine TV. Cantina di Venosa, una realtà consolidata nel territorio e considerata anche recentemente, anche negli ultimi anni, una realtà rappresentativa proprio della Basilicata. Ci troviamo nella città di Venosa, l'omonima città e terra natale di Orazio, dell'illustre scrittore e oratore latino. Ci troviamo in una zona molto interessante, soprattutto dal punto di vista del territorio, del terreno, perché siamo alle pendici del vulcano spento, il Vulture, l'imponente vulcano. E questo ci porta a pensare che gli elementi vulcanici che troviamo nel terreno li ritroveremo in qualche modo tradotti nel vino, grazie al magnifico vitigno, il re di queste zone, l'Aglianico. Assaggeremo appunto Terre di Orazio, Aglianico del Vulture, l'annata 2017. Lo vediamo qui nel bicchiere già da un colore rosso rubino tendente al granato nell'unghia. La vinificazione è in acciaio, con fermentazione alcolica e malolattica, e poi prosegue con un affinamento in botti di rovere da 25 ettolitri. Quindi ci aspetteremo un vino comunque di personalità e anche un po' di struttura. Lo andiamo già a conoscere nella consistenza, che preclude già un bel corpo ancora da scoprire. Andiamo a curiosare un po' nel bicchiere che cosa ci sentiamo. Beh, un naso profondo, già di primo impatto mostra queste note della frutta di bosco scura, una bella maturazione, preclude già una succosità proprio che penso e mi immagino che ritroveremo anche in bocca. Andiamo a scoprirlo un altro po' e troviamo anche delle spezie, di natura anche un po' balsamica, mi ricorda la mentuccia, delle erbette mediterranee e ancora delle spezie che ricordano anche il tabacco e degli accenni di pietra focaia. Ecco qua, forse questo è l'elemento vulcanico del terreno. Beh, andiamolo un po' a scoprire di più, diamogli un assaggio. Il sorso è pieno, succoso, proprio come lo avevo sentito al naso, ed ecco che arriva in bocca un accenno anche vinoso tipico dell'Aglianico, un tannino che si mostra bene nel centro bocca, dato anche accentuato da questa struttura e dall'alcolicità del vino, che lo porta nel finale regalandoci ancora delle spezie, queste spezie che abbiamo sentito nel naso, l'elemento, la nota balsamica, finale sapido, minerale tipico, che è il marchio proprio di questi territori. Un vino interessante, di grande eleganza e preciso nelle sue note aromatiche. Lo troviamo bello anche da gustarsi con degli arrosti, con delle carni bianche, sempre aromatizzate con delle erbette mediterranee, quelle che proprio abbiamo sentito anche nel naso. Beh, proprio come dice l'illustre Orazio, nunc est bibendum. Grazie.